Let's go, bitches, e benvenuti al tutorial della presa a claw. Quindi iniziamo subito, vi farò vedere un pochino di configurazioni di come si può tenere il joystick. Let's go! Per prima cosa, quello che state vedendo qui davanti a voi è uno scuff, cioè un joystick che ha praticamente delle palette dietro, che sono queste qua. Queste palette servono praticamente, hanno la funzione di due tasti che si possono impostare del controller. In questo caso quella di sinistra è X, quella di destra è cerchio. Ovviamente se parliamo di Xbox, ovviamente questo sarebbe a sinistra A, a destra B. Questi sono gli analogici della SCUF, come potete vedere, sono degli analogici particolari, ricordano molto quelli della 360, ma sono un pochino più alti, sono i regular concave, cioè gli analogici concavi, e mi trovo molto bene a utilizzarli. Comunque è molto comodo il joystick della SCUF per via comunque del grip e del fatto che non dovete cambiare modo con cui tenete il joystick. Come vedete, io sto utilizzando l'impostazione normale, quella con cui sto giocando attualmente. Comunque, oltre a questo, ora è il momento di farvi vedere la claw, cioè l'impostazione a granchio o ad artiglio, come volete chiamarla. Allora, per la presa claw ho preso un joystick normale, come vedete, l'avete visto in molti video che utilizzavo questo joystick, vedete, normalissimo, non ha tasti, non ha niente di niente, è proprio un joystick semplicissimo. Allora, la claw è un'impostazione del, diciamo, pad, in questo caso, che vi consente di utilizzare i quattro tasti X, quadrato, cerchio e triangolo, scusate, mentre potete tranquillamente utilizzare anche l'analogico destro. Voi direte, ma Power, com'è possibile questa cosa? Bene, non si spara con l'indice come si fa normalmente, ma si spara con il medio, come vedete, con il medio, e guardate praticamente dove tocca il medio. Il medio fa questo, non preme con diciamo la parte finale. Cioè, come sapete, sul dito c'è falange, falangina e falangetta. In questo caso non preme con falangetta, ma preme dalla parte tra falangetta e falangina, che sono, diciamo, le due ossa finali del dito e delle varie dita. Comunque, oltre a questo, l'indice, come vedete, è in questa posizione, è inclinato più o meno a 45 gradi sul tasto, in questo caso X. Io di solito lo tengo al centro, come potete vedere, lo tengo così, in modo che posso spostarmi velocemente da una parte all'altra, su un tasto all'altro. E ovviamente, come vedete, l'impostazione del pollice deve essere comoda, cioè il pollice non deve essere sforzato in qualche modo, perché praticamente è ovviamente il vostro dito che mira, e se lo tenete sotto sforzo, quindi se è tipo in tensione o cose simili, ovviamente la vostra mira ne risentirà particolarmente di questa cosa. Quindi come fare? Beh, cercate di trovare un'impugnatura giusta per il vostro joystick, è comoda. Io la mia è questa perché ho le mani comunque molto grandi, e come vedete il joystick della PS4 è molto piccolo, ma comunque chiunque di voi può utilizzarla. Non è vero che crea problemi alle dita, ragazzi, io ci gioco più o meno da 3 anni e passa. Non è vero che da disturbi, tunnel carpale, queste cose, sono solo leggende metropolitane. Ovviamente fa molto male all'inizio, specialmente a questa parte che ora vi faccio vedere. Allora, praticamente a questa parte fa molto male, e magari anche a questa può fare male, le parti più esterne, perché ovviamente la vostra mano sarà in tensione. Provate a mettere la mano in questo modo, come la sto tenendo io così. Provate a tenerla in tensione come la sto tenendo, e praticamente sentirete ovviamente che vi tireranno i muscoli qui e qui. È ovvio, vi farà un po' male, ci vogliono mesi per masterarla. È proprio un altro modo di impugnare il joystick, che va comunque contro l'ergonomia e proprio contro la configurazione del joystick, però ovviamente dà i suoi risultati. Spero questa cosa vi possa aiutare, spero che comunque per chi magari non si può permettere uno scuff, o comunque non vuole spendere i soldi per uno scuff perché dice che secondo lui è inutile o altre cose, può tranquillamente giocare in questo modo. Comunque ricordate sempre di tenere in questo caso l'indice inclinato a 45 gradi, c'è chi invece ha le mani più piccole che lo tiene così, proprio parallelo come lo sto tenendo io. È un pochino più difficile tenerlo quasi parallelo, ma io mi trovo bene a tenerlo così, come una sorta di diciamo indice di tastino, che vado a premere tutti i tasti velocemente. Comunque, cioè, siamo arrivati alla fine del video, questa è la presa claw, molti di voi non erano a conoscenza, non sapevano come funzionava, spero vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzi, esistono dei massaggi, comunque questo qui ve lo dico, che fanno le persone, ovviamente li potete fare da soli, non è niente di che, ci sono pure dei video su YouTube, se vi interessa ovviamente ve li pubblico
spiegherò, ve li metterò, vi cercherò di spiegarvi in modo che comunque potrete, come posso dire, riscaldarvi la mano, nonché sciogliere i muscoli, i tendini, eccetera, eccetera. Io vi saluto, bitches, spero vi sia piaciuto questo video, ci becchiamo al prossimo video e alla streaming di oggi su The Division. Let's go, bitches!